Con questo potente spray erotizzante e con questo pezzo d'orsa, Ursus ci cascherà di sicuro. Lo credo. Sono 10 anni che non si accoppia. Andiamo. Ma spiegami un po', il tuo amico sta proprio così male? Ma non è un mio amico, è una persona alla quale sono affezionato perché ha bisogno di essere seguito, protetto, ecco. Diciamo che non è autosufficiente. Amico, non confondiamo il burro con la ferrovia. Scusate, laggiù abbiamo sistemato una trappola per orsi. Dovete fare attenzione. Oh, orsi! Ma io ho paura degli orsi. Non preoccuparti, forse avrei dovuto dirtelo prima. Io sono figlio di un orso. Mio padre era un orso, come carattere. Comunque, fin da piccolo mi sono abituato a mangiare il miele, a pescare. Gli orsi sono animali come tutti gli altri. Certo, bisogna rispettarli, non molestarli. E soprattutto fingere di non vederli. Ma che vuol dire fingere? Poi se te lo trovi davanti, che fai? Beh, in questo caso non bisogna perdere la calma e c'è una sola cosa da fare. Cagarsi addosso. Adesso io devo assentarmi un attimo. Che figura. Signorina, sono il suo spasimante. Abbia pietà, non scoppi. Mamma, oddio mio, è l'orso vero. Mamma. Mamma. Buongiorno. Buongiorno. Signor orso. No. Guardi che c'è un equivoco. Io non sono un orso. Solo non l'ho mai fatto in vita mia. Mai. Senta, prenda almeno delle precauzioni con tutte le malattie che ci sono in giro. Le unghie. Le unghie. Porca miseria. Ti serve una mano? No. Abbiamo soltanto litigato, adesso basta, no? Mi hai chiamato brutta troia. Ritiro il brutta. Strozzo. Ritiro anche il troia, basta che mi giuri che lui ti fa schifo. Giura che ti fa schifo. Ai, mamma. Allora l'osso eri tu. Io ho incontrato un orso. Io ho fatto l'orso. Un intero pomeriggio indimenticato. Ma qui è saltata una fogna, è saltata. Ho avuto anch'io i miei problemi. Comunque tu sei un disgraziato, un vigliacco, un baro. Io sarei il baro. Allora questa brutta bicefala. Beh, cosa c'ha? Come la mettiamo? Come la mettiamo? Avrà anche il suo valore numismatico. Come un valore numismatico? Guarda che io chiamo quell'ora e ti faccio... Poi, calma, Andiamo da lei e cerchiamo di chiarire le cose. Vabbè, allora adesso facciamo il chiarimento. Ma questa fogna bisogna provvedere. Provvederemo. Ha visto, dorme. Meglio, così non piglia pesci. Allora la lasciamo dormire e domani mattina ne prendiamo. Insieme, eh? Certo, insieme. Ecco, così finalmente sapremo di chi di noi due è innamorato. Però promettimi che non mi imbrogli questa volta. Giusto. Anzi, facciamo un giuramento solenne.